Per la prima volta la Regione Siciliana anticipa la campagna antincendio al 15 maggio, firmato l'apposito decreto. Gli interventi di Schifani e dell'assessore Pagana. Se gennaio e febbraio 2024 sono stati più caldi da quando sono iniziate le rilevazioni, non è azzardato prevedere che anche aprile e maggio lo saranno e che poi l'estate sarà rovente come mai? Ecco perché Renato Schifani ed Elena Pagana hanno concordato di anticipare la campagna antincendio per la prima volta da quando sono iniziate le campagne antincendio della regione siciliana. E dunque le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi saranno avviati il 15 maggio e si concluderanno il 31 ottobre. Lei, la Pagana, assessore regionale a territorio e ambiente, ha firmato l'apposito decreto, frutto soprattutto della disastrosa esperienza dell'estate 2023, flagellata da eventi incendiari di straordinaria violenza che hanno devastato migliaia di ettari di terreno, provocando anche dei morti nel palermitano. E ad aggravare il tutto è anche la siccità che attualmente incombe in Sicilia, testimoniata già da due drastici piani di razionamento delle risorse idriche, disposti da Sicilia Acque a gennaio e adesso a marzo. E l'assessore Pagana spiega: l'anno scorso abbiamo avviato la campagna antincendio ai primi giorni di giugno, in anticipo rispetto alle altre regioni. Quest'anno, insieme con il presidente Schifani, abbiamo programmato di partire ancora prima. Con i cambiamenti climatici in atto sempre più evidenti, il concetto di stagionalità è largamente superato ed è necessario che la complessa macchina dell'antincendio boschivo regionale sia pronta il prima possibile. Il presidente Schifani condivide e rilancia: è un ulteriore tassello di una programmazione che ci possa consentire di avere uomini e mezzi disponibili in un periodo più ampio. È una necessità legata ai cambiamenti climatici a causa dei quali purtroppo la stagione degli incendi boschivi si allunga di anno in anno. Non vogliamo farci trovare impreparati, per cui stiamo mettendo in campo misure che servono ad avere una capacità di intervento più efficiente e coordinata di tutte le forze disponibili. Abbiamo infatti il dovere di dare sicurezza ai cittadini e alle attività agricole e produttive. In quest'ottica abbiamo già aggiudicato la gara per il noleggio di 10 elicotteri leggeri e a breve dovrebbe concludersi anche quella per i mezzi pesanti. Nel frattempo va avanti anche il progetto di una cabina di regia regionale unica per le emergenze che metta insieme protezione civile e corpo forestale, anche con l'utilizzo di sistemi all'avanguardia per il monitoraggio del territorio nella logica della prevenzione, conclude Schifani. Il coordinamento della campagna antincendio sarà attuato dalla sala operativa regionale del Corpo Forestale e dalle 9 sale operative provinciali. Con il coinvolgimento dei comuni si intende inoltre potenziare l'attività di vigilanza del territorio per verificare il rispetto delle ordinanze comunali e la pulizia di spazi e aree a ridosso di edifici strategici come ospedali, scuole e vie di comunicazione tra strade, ferrovie, corsi d'acqua.